Ci troviamo qui oggi a Treviso, nel campus della Università Ca' Foscari Venezia, per la 30ª edizione della Global Finance Conference. L'evento è stato organizzato dal Teofilo Intato Institute, la global think tank creata 20 anni fa a Borgo Valbelluna, con il supporto scientifico della International University of Monaco e della Università Ca' Foscari Venezia. Questa 3 giorni trevigiana prevede un programma ricchissimo con ospiti di rango, a partire dal professore ed economista Paul Krugman, vincitore del premio Nobel nel 2008, co-direttore e professore Guido Mantovani. Grazie, è una gioia per me, come italiano anzitutto, essere qui oggi in questa università a rappresentare sia l'Università Ca' Foscari ma soprattutto l'International University of Monaco, e le mie origini bellunesi mi rendono ancora più orgoglioso di pensare che sia un istituto nato a Borgo Valbelluna anni fa a fare questa iniziativa. Abbiamo tantissimi paper che sono giunti da tutto il mondo, ma soprattutto io credo che questa sia un'iniziativa che dà finalmente un endorsement impensabile fino a qualche anno fa alla ricerca in campo finanziario fatta da italiani. Scorrendo il programma si può vedere quanti cognomi italiani siano titolati di importanti incarichi di ricerca e di attività all'estero, a partire da Gianni De Nicolò, che fino a qualche mese fa ha diretto la ricerca del Fondo Monetario Internazionale, e per poi venire a molti altri, partendo dalla mia co-chair, la professoressa Lucchetta di Ca' Foscari, che tanto ha fatto e ha contribuito per la parte italiana a questo lavoro. La 30ª edizione della Global Financial Conference, di cui mi vede co-chair, sono molto onorata di questa posizione, proietta Ca' Foscari ancora una volta nel panorama internazionale ad altissimi livelli. Abbiamo come punta di diamante il premio Nobel Paul Krugman. Questo è un grosso riconoscimento per i lavori scientifici che vengono prodotti all'interno della nostra istituzione. È stato difficile selezionare fra centinaia e centinaia di lavori provenienti da tutto il mondo, da 84 paesi diversi. Si svolgeranno 3 giorni di intense discussioni, tavole rotonde, che coinvolgono non solo accademici ma anche personaggi di successo del mondo imprenditoriale, rappresentanti di istituzioni internazionali, e 60 sessioni parallele. Da Treviso per la Global Finance Conference, Lavinia Cavalette.